sono cresciuto in una famiglia di contadini a Selva del Montello, nella provincia di Treviso. E da piccolo ho sempre avuto il sogno di emigrare in Canada. All'età di 17 anni e mezzo sono partito per il Canada e abbiamo iniziato quasi subito a lavorare in proprio nella costruzione. 10-12 anni fa ho iniziato a investire in Italia, nel paese nativo di mia moglie. Era un sogno che avevo perché la passione del vino, più di tutto della terra, perché sono molto legato al mio paese, specialmente il Montello, che sono cresciuto in quei intorni. Oggi abbiamo 10 tenute, siamo i più grandi proprietari di terreni in quella zona, abbiamo circa 125 ettari di vigneti e 150 ettari di terra. All'inizio si vendeva l'uva perché non ero pronto per il marketing, per partire con le nostre bottiglie. I nostri vini sono il Prosecco DOCG e il Brut, che lo facciamo dalla parte ovest del Montello, e il DOC Rosalia, che viene nella pianura, che è a mezzo chilometro di distanza. Poi nella pianura abbiamo il Pinot Grigio e il Chardonnay. E questi sono i vini che io chiamo i miei semplici vini, perché praticamente non facciamo niente, tiriamo giù l'uva e imbottigliamo. Lasciamo alla natura, alla terra, di fare il lavoro, e gli aromi vengono dal terreno che abbiamo. Poi abbiamo l'Umberto Primo, che è un stile bordolese, questo è il nostro top vino, è un Merlot, Cabernet Sauvignon e un po' di Petit Verdot. Poi adesso abbiamo lanciato due vini nuovi, abbiamo l'Antonio, che è un stile bordolese, però fatto con 5 uvaggi. C'è Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Ricantina. La Ricantina è un uvaggio nuovo, un uvaggio riportato dopo 250 anni, che erano i vitigni del Montello prima di Napoleone. E questa è la prima volta che abbiamo lanciato la linea nuova di Ricantina Augusto, la nostra bottiglia Augusto. Qui nel Veronese abbiamo l'Amarone e la Valpolicella Ripasso. Questi sono i nostri gamma di vini che abbiamo. Siamo felicissimi di come stanno andando le cose. Abbiamo una squadra di ragazzi giovani, a parte i tecnici come il nostro enologo, quello che fa il vino, e quello che guardano le proprietà, che sono professionisti già da 30 anni, perché ci siamo circondati dalle migliori persone nella zona. Tante aziende ci mettono 50 anni a fare quello che ho fatto io in 3-4 anni, e sta andando tanto più veloce ancora di quello che pensavo. Ma abbiamo investito un patrimonio e siamo felici.